tra le squadre più accreditate, sarà senz'altro una partita importante, interessante. Il Pordenone sono già diversi anni che è ai vertici della categoria, che quindi ogni anno cerca e si organizza per il salto di categoria. E quindi già questo come mentalità, come coesione di gruppo, sia in termini tecnico-tattici che in termini anche di obiettivi caratteriali, agonistici, la pone sicuramente su un gradino elevato in categoria, sono aspetti molto importanti in queste categorie. E poi ha naturalmente acquisito la mentalità della squadra importante di categoria, anche in virtù di alcune individualità di esperienze di spicco. E quindi recita il ruolo che le consono, insomma. Mi piacerebbe che non ci fossero le condizioni di campo quelle peggiori che uno si può immaginare, perché noi siamo una squadra che cerca di giocare, quindi il campo in buone condizioni ci aiuta. Magari una maggiore continuità nell'arco della gara, una maggiore continuità nel proporre delle proprie iniziative. È chiaro che se non ci possiamo allenare, se non siamo tutti, è chiaro che questa situazione ce la dobbiamo portare dietro per un po', ne dobbiamo fare necessità virtù e dobbiamo cercare di reagire attraverso altri aspetti come quelli che il suo collega ha citato prima. Poi, immagino che questa situazione finirà, avremo intanto una piccola sosta e avremo la possibilità di organizzare anche meglio l'allenamento e tutto il resto. Sono tutti segnali molto belli e molto importanti nella costruzione di una squadra con degli obiettivi. Poi, se ci sono dei dati oggettivi, se non ti puoi allenare, se hai una squadra costruita in un certo modo e poi ti viene meno tutto l'intero reparto, è normale che certi aspetti facciano fatica ad emergere. Nel frattempo la squadra si ribella a qualsiasi cosa e riesce a fare risultati. Magari vorremmo vincere tutte le partite, questo non credo sia possibile per tutti. Fino ad ora tutti questi ragazzi meritano un applauso.